come ricerca è molto più complessa, non che sia facile su altri organi ovviamente, ma il cervello è particolarmente complesso. Sappiamo pochissimo delle connessioni e poi come queste funzionano insieme per generare quello che diciamo, quello che pensiamo. Parte del mio lavoro qui ad Harvard è di collezionare tessuti di cervello umani da donatori sani e con malattie come Parkinson, Alzheimer, Huntington, diversi tipi di demenza senile e disordini psichiatrici come la schizofrenia, il disordine bipolare, la depressione, autismo e tanti altri. La Banca dei Cervelli è stata aperta nel 1978 e da allora abbiamo raccolto almeno 9.000 campioni di cervello. Al momento ne abbiamo circa 6.000, ma di questi 6.000 molte delle parti che vengono più usate in ricerca sono state già mandate via a ricercatori in tutto il mondo. Per cui nonostante ne abbiamo tanti, in effetti ne abbiamo sempre bisogno di molti di più. Questi vengono conservati perché sono conservati in maniera tale che possono essere mandati a ricercatori. I cervelli di donatori sani sono particolarmente preziosi per due motivi principali. Uno è che molto di quello che sappiamo si riferisce ad altre specie, ratti o topi o scimmie, mentre ci sono delle differenze fra specie. E l'altra ragione ovviamente è che ogni volta che facciamo uno studio per cercare di capire quali sono i cambiamenti che ci sono nel cervello di una persona che aveva un disordine cerebrale, abbiamo bisogno di un termine di comparazione. È più morbido normalmente. Sì, molto più morbido. È duro perché è stato insomma tempo. Quanto è importante avere un cavo come quello che avete sotto voi? È essenziale perché se non riusciamo a vedere in cervelli umani quali sono i cambiamenti, non capiamo queste malattie. Alzheimer, per esempio, Huntington o Parkinson, malattie per cui c'è stata una tradizione di donatori di cervelli per tanti anni, ne sappiamo molto di più. E lei è qua da quanti anni? Io sono qua da 26 anni, quasi 27. Mi occupo della banca dei cervelli, ma anche mi occupo di ricerca, quindi l'altra parte del mio lavoro qui ad Harvard Medical School è di dirigere un laboratorio di ricerca sulla schizofrenia e sul disordine bipolare. Senta, io non resisto di farle sta domanda. Cioè lei si sente un cervello in fuga? No, io mi sento un cervello in esilio. Il cervello in fuga presuppone che qualcuno ci sta rincorrendo, ma a me non mi ha rincorso nessuno. Le ragioni per cui andiamo via dall'Italia è che non c'è lavoro. Le ragioni per cui non torniamo è che a quel punto, negli Stati Uniti, in altre parti d'Europa, facciamo la ricerca che vogliamo e spesso gli stessi mezzi, le stesse possibilità, le stesse risorse non sono disponibili in Italia, anche se ci fosse formalmente un posto.